È acceso? No. Prova. Perfetto. Innanzitutto vi ringrazio di essere presenti a questa serata di presentazione dei candidati alla Camera, al Senato e alle regionali del Movimento 5 Stelle. E sarà una serata chiaramente indirizzata a farvi capire quello che veramente il Movimento 5 Stelle vuole portare di innovativo. E la scaletta della serata sarà decisamente semplice. Ci sarà un'introduzione da parte di Pietro Dolci per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle di Casalmaggiore, dopodiché seguirà un breve filmato appunto introduttivo del Movimento 5 Stelle, poi la presentazione dei candidati alle regionali, i candidati alla Camera, il candidato al Senato, e proseguiremo poi la serata con delle domande sicuramente ci vorrete porre. Per cui do immediatamente la parola a Pietro Dolci che parla del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti, mi chiamo Pietro Dolci, sono attivista del Movimento 5 Stelle di Casalmaggiore da circa 3-4 anni. Questo cammino che ho intrapreso, l'ho intrapreso perché guardando tutti i partiti non mi sentivo più rappresentato dai partiti che ci sono attualmente e vedevo comunque che cominciava a nascere qualcosa che poteva portare a un cambiamento per questo paese. Con Beppe Grillo ho fatto varie tappe, ho seguito via internet, mi sono informato dove potevo anch'io capire se c'era qualcun altro nelle vicinanze di Casalmaggiore e ho conosciuto Alberto Borelli che è di Milano e con lui abbiamo intrapreso un piccolo percorso di amicizia e di aiuto reciproco. Poi lui è riuscito a creare un bel gruppo lì a Viadana ed è quello che vorremmo fare anche noi qui a Casalmaggiore, in quanto nel 2014 ci saranno le comunali e quindi anche noi vorremmo essere presenti, però la nostra presenza dipende da voi cittadini, perché quello che noi chiediamo è di partecipare attivamente alla politica del vostro comune, della vostra regione e della vostra nazione, però come persone che vogliono dare ed esprimere una loro opinione. Quello che noi cerchiamo sono delle idee, le idee positive cerchiamo. Quello che vi chiediamo chiaramente è che voi ci aiutate non solo dandoci una croce sulla scheda, come fanno tutti i partiti, ma partecipare alla vita del vostro comune e quindi avere anche in un certo modo responsabilità e non scaricare la responsabilità solamente su una X data a un partito. Quindi io vi chiedo effettivamente di essere attivi nella vita politica della vostra città e della vostra regione. Noi siamo attivi adesso, ormai abbiamo creato un gruppo di persone, di lavoro, 4-5 persone, che alla fine aspetta chiunque di voi voglia venire a una nostra riunione che è ben accetto. Ci sono poi i siti, c'è il sito, ci abbiamo su Facebook, potete trovarci come Movimento 5 Stelle Casalmaggiore, abbiamo un blog Casalmaggiore 5 Stelle dove ci potete trovare. Quindi partecipate, concludo dicendo partecipate con delle idee alla vita del vostro comune, della vostra regione e della vostra nazione. Grazie. Chiaramente a fine serata potete lasciare la vostra mail
verrete inseriti in una mailing list, per cui sarete informati su tutte le iniziative che il Movimento 5 Stelle di Casalmaggiore porta avanti. Come giustamente diceva Pietro, l'appartenere al Movimento 5 Stelle non vuol dire apporre una croce su una scheda, non serve assolutamente a nulla, non è quello che il Movimento 5 Stelle cerca. Il Movimento 5 Stelle cerca responsabilità e partecipazione attiva, perché ormai siamo arrivati veramente ad un punto di non ritorno, perché noi siamo i controllori di questa politica che ci ha portato in questa situazione dopo 20 anni di malgoverno. Vorrei comunque anche ricordare l'amico Matteo che sta riprendendo, Alessio che era la parte, diciamo così, la mente, che Alessio Ramo, la parte attiva su Facebook eccetera eccetera, e meno male un po' il punto di riferimento di tutti, e un ultimo Alessandro Lanadolino, ci siamo veramente, insomma, ci sono delle forze giovani che ti fanno veramente per sperare. Poi c'è anche il nostro pasticcere Orlando, che è mitico. Bene, proseguirei allora con una breve presentazione delle persone. Abbiamo Bolzoni, che è candidato alla Camera, abbiamo Buoni, che anche lui è candidato alla Camera, abbiamo il senatore, sicuro senatore Gaetti, Senato, Matteo Dalla Noce, che è candidato alle regionali, Padre De Crotti, che è candidato anche alle regionali, Anna Sari, candidata anche lei alle regionali, e Alberto Borelli, che è candidato alla Camera sempre per quanto riguarda Lombardia 3. Per cui io direi di riservare 5 minuti a testa a tutti i candidati per una presentazione. A 4:30 comincio ad andare in calcio, quindi sappiate che siete avvertiti. Inizierei per cavalleria, se siete d'accordo, Padre. Chiedo scusa, prima c'è un video, giustamente Pietro mi ha tirato le orecchie, prima c'è un piccolo video di presentazione. Nel 2005 nasce beppegrillo.it. Nell'arco di brevissimo tempo diventa il settimo blog più visitato sul pianeta. Si parla di argomenti che interessano il paese reale, come la libera informazione, la green economy e gli sprechi della classe politica. È dal blog che viene lanciato l'invito all'uso della piattaforma Meetup, strumento internazionale che in Italia diventa la prima occasione aggregativa spontanea di utilità sociale. In breve tempo, i gruppi nati in rete lanciano la sfida ai sistemi di un paese ormai alla deriva. Il rinnovamento nasce dal basso e le persone cominciano a rispondere. Si forma una nuova massa critica in grado di ragionare su problemi reali e soluzioni sostenibili. L'8 settembre del 2007 succede qualcosa di rivoluzionario. Rabbia e frustrazione danno origine ad una manifestazione organizzata esclusivamente in rete che ha un successo straordinario. Alla fine della giornata si conteranno quasi 350.000 firme per la legge Parlamento Pulito. È il primo V-Day. 25 aprile 2008, secondo V-Day. Questa volta si promuove l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, della legge Gasparri e dell'ordine dei giornalisti. Nel 2009 a Milano nasce il Movimento 5 Stelle, un movimento politico basato su internet e sul principio della democrazia diretta. Protesta, proposta e proattività, queste le parole che guidano il movimento. Oltre a stop alle auto blu, stop ai condannati in Parlamento, stop agli sprechi della classe politica. La partecipazione collettiva è la chiave di un nuovo modo di fare politica che non sta né a destra né a sinistra, ma avanti. Fuori i soldi dalla politica. I candidati del Movimento 5 Stelle si impongono regole trasparenti. Riduzione drastica dello stipendio, nessun privilegio, limite massimo di 2 mandati. Nel 2012 nascono le prime città a 5 stelle. I media non possono più ignorare un fenomeno politico di portata nazionale che punta a superare tutti i partiti tradizionali nei sondaggi elettorali. Il Movimento 5 Stelle ha un programma definito insieme ai cittadini attivi. Acqua pubblica. Energia pulita e a basso costo per un pianeta migliore. Con
connettività gratuita per tutti i cittadini. Nuova politica dei trasporti a impatto zero. Maggiore sostenibilità, rifiuti zero. I bilanci e gli atti degli enti pubblici devono diventare accessibili a tutti. Incensurati, competenti, indipendenti da qualunque partito, questo è il profilo di portavoce della politica 5 Stelle. Continuo contatto con i cittadini e sistematici feedback sull'operato. Ripristinare il controllo effettivo degli elettori sugli eletti è il primo passo per evitare una nuova deriva della classe politica. Il futuro del Movimento 5 Stelle non è quello di porsi come un partito alternativo. L'ambizione è promuovere un nuovo modo di pensare, una nuova consapevolezza civica, in grado di riprendersi il paese. Fuori tutti è lo slogan. L'Italia è degli italiani e deve tornare agli italiani. Andare dove c'è magari qualche riunione del movimento, partecipare.
Ognuno di noi si impegna per qualcosa, per impegnatevi per l'acqua, per le piste ciclabili, per la scuola, ognuno si deve impegnare, cazzo se possiamo fare delle cose. Interessante, direi di passare appunto, come si diceva prima, alla presentazione dei candidati, a partire dai candidati portavoce alle regionali, dando la voce alla signorina Anna Sari. Buonasera a tutti, io sono Anna Sari, sono appunto, come diceva Gian Paolo, candidata per le regionali in Lombardia. Ho 28 anni e sono psicologa, per una brevissima presentazione. Vi volevo un attimino spiegare come è stato costruito il programma regionale e sottolineare appunto perché il Movimento 5 Stelle dà così tanta importanza alla partecipazione attiva dei cittadini. Il nostro programma è stato costruito da noi, non c'è stato niente che è stato imposto dall'alto, certo le tematiche di fondo sono quelle che sono nate insieme al Movimento 5 Stelle, che sono ovviamente condivise da tutti, ma come raggiungere questi obiettivi e che tipo di taglio dare ai contenuti del programma è stato stabilito in dei gruppi di lavoro che si sono riuniti nel corso del tempo, alcuni gruppi di lavoro sono partiti addirittura la scorsa primavera e che sono stati elaborati quindi grazie alla partecipazione di persone che hanno deciso di dedicare il proprio tempo e le proprie competenze alla stesura del programma. Questo sia attraverso riunioni svolte di persona che attraverso le piattaforme internet che ormai utilizziamo in modo diffuso. Capite quindi che è molto importante che partecipino tante persone alla costruzione del programma e poi allo studio e all'analisi di quello che succede all'interno delle istituzioni, perché più teste saranno sicuramente in grado di produrre un risultato più approfondito, più complessivo e più effettivamente rappresentativo di quello che poi i cittadini ritengono importante nel governo del loro territorio e del loro benessere. Per evitare di essere presa a calci da Gianpaolo, passo direttamente poi a spiegarvi alcuni piccoli contenuti del nostro programma. Vorrei parlarvi della sanità e dei diritti civili. Per quanto riguarda i diritti civili, il Movimento 5 Stelle è sicuramente a favore del fatto che i diritti civili siano effettivi per tutti, senza nessun tipo di distinzione. Questo vuol dire che abbiamo intenzione di introdurre delle leggi che tutelino l'identità di genere e l'orientamento sessuale, a prescindere da quali questo sia, e l'introduzione del gender mainstreaming, che è banalmente un insieme di linee guida che sono già adottate a livello europeo e che consentono di valutare la ricaduta delle scelte politiche sui due diversi generi e quindi di garantire che queste scelte politiche siano capaci di garantire a tutti lo stesso accesso alle istituzioni, ai diritti e alla partecipazione alla vita attiva da cittadino. Parlando poi invece per quanto riguarda la sanità, il principio guida che ha portato a appunto un programma che non vi nascondo anche molto, molto corposo, contiene veramente tantissimi punti che vanno a toccare molti aspetti di quello che è la sanità della regione. Il principio cardine, come vi dicevo, è che il benessere del cittadino deve stare al centro di questo sistema. Il benessere è qualcosa di molto più ampio rispetto all'assenza della malattia. Non ce lo siamo inventati noi, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità ormai da diversi anni, che la salute si compone di benessere fisico, psichico e sociale. Di conseguenza la sanità non si può occupare solamente dell'assenza di malattia o di curare quella che è la malattia manifesta, ma deve trovare il modo di applicare tutta una serie di principi che possano garantire la prevenzione della malattia e del disagio psicologico. Quindi
sicuramente verranno spese molte energie ad implementare dei sistemi che possano essere preventivi, quindi coinvolgendo anche il mondo del lavoro, il mondo della scuola e la realtà territoriale dove abitiamo. Ovviamente vivere in un territorio fortemente inquinato non garantisce il benessere dei cittadini che in questo territorio vivono. Quindi diciamo che il programma Sanità va poi a toccare tutto e a raccordarsi con gli altri aspetti del programma che riguardano la gestione dell'ambiente, la gestione energetica e la tutela del nostro territorio. Altro caposaldo molto importante che abbiamo posto come imprescindibile nel programma Sanità è spezzare l'ossimoro che noi riteniamo veramente inconcepibile dell'unione della parola azienda e sanitaria. La sanità non è qualcosa che si può gestire solamente in base a un discorso economico, la sanità è qualcosa che è un diritto fondamentale delle persone che quindi deve slegarsi da questa logica puramente economica che ormai ha gestito la sanità negli ultimi anni, e per fare questo riteniamo importante che i partiti escano dalla sanità. Noi vogliamo che le dirigenze, quindi i dirigenti delle aziende ospedaliere, i primari, le persone che governano poi le scelte della sanità non siano emanazione del partito che governa, ma vengano scelti con criteri di merito, quindi con la pubblicazione di curricula, che siano trasparenti, che siano valutabili nell'ambito delle competenze che le persone effettivamente portano e che possono, che sembra banale dirlo, che sono poi quelle che devono essere poste alla base del governo della sanità. Sono passati 5 minuti, quindi passo la parola. Adesso interviene Paride Crotti. Buonasera a tutti. Come giustamente prima Giampaolo nella sua presentazione ha detto, noi siamo candidati portavoce consiglieri. Questo, quello del portavoce, è uno degli aspetti più importanti del Movimento 5 Stelle. Infatti chi verrà eletto dovrà soltanto portare la voce, quindi portare quello che si decide sul territorio, nei gruppi di lavoro, all'interno delle istituzioni. Quindi il portavoce non deciderà niente da solo, a differenza di quello che avviene solitamente con gli altri partiti. Il portavoce vale uno, ognuno vale uno, cosa significa? Che il portavoce verrà nelle riunioni come quelle che si tengono a Casa Maggiore con i cittadini, con gli attivisti, si discuterà e alzerà la mano. Quando alzerà la mano il suo voto vale uno esattamente come quello di tutti gli altri i cittadini. Questa è la grossa differenza tra Movimento 5 Stelle e i partiti. I partiti funzionano con dei capi, con una cupola che comanda. Quando ci sono le elezioni la cupola si abbassa, si avvicina alla gente, si incitano le persone a creare insieme un programma, a fare delle proposte, faremo tutto insieme, eccetera eccetera, e nella maggior parte dei casi appena dopo le elezioni magicamente la cupola si alza e si crea il distacco tra i capi partito o comunque chi comanda e la gente. Il Movimento 5 Stelle invece è proprio l'inverso. Il problema principale che ha permesso alla politica di fare i danni che ha fatto in questi anni è quello della voluta disinformazione dei cittadini. Ecco perché il Movimento 5 Stelle ha come uno dei principali punti quello della digitalizzazione dell'informazione. Digitalizzazione vuol dire ridurre al minimo il digital divide, cioè quel divario che c'è tra chi effettivamente può accedere all'informazione e chi invece no. Per esempio ci sono dei paesi dove ancora non c'è la DSL, capite che se un cittadino volesse informarsi in internet e non c'ha la DSL non riesce neanche a vedere un video. Allo stesso tempo con poco si può insegnare a quelle persone che fanno fatica a utilizzare il computer, e si può insegnare a utilizzarlo nelle sue funzioni base, ed ecco che si ha accesso alla vera informazione. Perché uno pensa di informarsi guardando la televisione, soprattutto a livello nazionale, leggendo i giornali nazionali. In realtà scegli magari tra due parti politiche, tra due figure politiche, a me piace questo, a me piace quest'altro, no, è meglio questo, non è meglio quest'altro, e non ci si rende conto che è una scelta forzata comunque, perché magari oltre a quelle due ce n'è anche una, tra cui si poteva scegliere, che non viene messa
a disposizione tra le scelte. Ecco perché poter accedere a internet, alla rete, è molto importante. Il Movimento 5 Stelle non è soltanto protesta o controllo, è anche proposte, e le proposte vengono proprio dal territorio. Per fare un esempio, già qui in provincia di Cremona abbiamo provato a applicare il concetto di Smart City, in questo caso a Crema perché ci sono già i consiglieri comunali, perché ci sono state prima le elezioni. Praticamente un gruppo di lavoro, come tanti ce ne sono, tramite un tecnico specializzato e qualche cittadino hanno creato il progetto Smart Crema, cioè il concetto di Smart City applicato a Crema, e questo è stato votato dagli attivisti e portato poi proprio in consiglio comunale. Sono cose non dell'altro mondo, esistono già Smart City in Europa e nel mondo. Abbiamo cercato di assemblare le cose principali e applicarle, tararle su Crema. Capite che quando un movimento locale fa un progetto, tutti gli altri movimenti locali lo possono copiare e riportare pari pari. Quindi veramente c'è la grossa possibilità di portare quello che i cittadini vogliono, propongono, inventano. Un ultimo accenno lo voglio fare sul discorso del nostro territorio. Noi siamo abituati a stare nelle città e raramente entriamo nell'entroterra, o comunque pochi lo fanno perché siamo impegnati tutto il giorno a lavorare, perché chiaramente questo sistema ci porta a essere schiavi del lavoro. In realtà i nostri territori sono bellissimi, le cascine a livello rurale, non gastronomico, naturalistico, ci sono fiumi, boschi, e quindi il nostro territorio lo potremmo utilizzare per fare turismo anche. Ci sono dei paesi in giro per il mondo che sono molto meno belli dei nostri e fanno turismo più di noi. Noi non dobbiamo valorizzare. E allo stesso modo anche l'agricoltura. Basta incementare, basta utilizzare in modo non appropriato l'agricoltura. L'agricoltura deve servire per produrre il cibo, per dare da mangiare ai cittadini del territorio. E filiera corta, chilometro zero, quindi valorizzare il biologico. E soprattutto basta utilizzare i nostri campi per mettere delle installazioni lunghissime di pannelli fotovoltaici invece di utilizzare il campo agricolo, oppure per utilizzarli a produrre biocarburanti. Grazie. Adesso porto la sua presentazione Matteo Della Luce. Buonasera a tutti, sono Matteo Della Noce, ho 30 anni e sono candidato anch'io alla Regione. Ho una laurea specialistica in scienze statistiche, poi mi sono trasferito in Inghilterra, ho vissuto lì per 2 anni, ho seguito un master in economia, tornato in Italia ho ottenuto un dottorato di ricerca in politica economica. Io sono entrato nel Movimento 5 Stelle meno di un anno fa, però la mia candidatura sta a dimostrare che il Movimento 5 Stelle non è l'entrata a nessuno, ognuno può dare il proprio contributo in termini di tempo, di competenze, ovviamente compatibilmente con la vita normale che uno svolge, perché nessuno di noi lo fa per lavoro. Dato i miei studi, ho messo a disposizione più che altro le mie competenze di carattere economico-finanziario, e anche nel nostro piccolo a Crema abbiamo dimostrato che se la gente vuole lavorare e lo fa con abnegazione si ottengono anche dei risultati importanti. Ad esempio, abbiamo, analizzando le determine del comune, abbiamo portato alla luce che un dipendente del Consiglio Comunale, il Presidente a Crema, era un dipendente del PD, e il PD chiedeva praticamente, lecitamente, un rimborso dell'attività svolta dal Presidente Comunale in comune. Tutto lecito, però a noi eticamente non sembrava corretto, perché il PD è un partito, paga un suo dipendente per fare politica e allo stesso tempo richiede i soldi al comune. Abbiamo, analizzando le carte, portato alla luce questo argomento. Da quando è scoppiata la polemica, il PD ha deciso di non chiedere più rimborsi. Altrimenti, se nessuno avesse analizzato le carte e fatto questo, nulla sarebbe emerso. In aggiunta abbiamo fatto anche delle analisi sulle società partecipate, consegnando anche una relazione. In una città, abbiamo venuto a galla che in una città come Crema, che ha 35.000 abitanti, ci sono delle partecipate che in totale hanno 60-70 persone nei consigli di amministrazione, persone con doppi e tripli incarichi, non tutti prendono stipendi, però
hanno una grande influenza per determinare ovviamente gli investimenti di queste società e anche le assunzioni. Abbiamo visto che ci sono molte una configurazione di scatole cinesi con società con una solo dipendente, società che avevano solo dirigenti e soprattutto abbiamo visto dei bilanci che ad esempio la società del teleriscaldamento ha esposto verso le banche per 22 milioni di euro, che è una cifra esageratissima per la dimensione della società, e gli utili servono semplicemente a ripagare il finanziamento, e tutto l'investimento in questa società era stato fatto sulla base di un business plan che prevede degli allacci che al momento si dimostrano impossibili da fare, tutte cose che senza che se nessuno si fosse messo lì a analizzare, a prendere mano le carte a spulciare, nessuno avrebbe mai detto niente. Per quanto riguarda anche il programma regionale, tra l'altro mi sono occupato di temi di carattere economico-finanziario. Noi abbiamo presente, siamo consapevoli che l'ossatura, soprattutto qui in Lombardia ma anche nel resto d'Italia, è rappresentata dai piccoli e medie imprese, da imprenditori, dagli agricoltori e anche dagli artigiani. Per noi il punto fondamentale e il punto centrale di tutta la politica, anche a livello economico, devono essere queste persone che costituiscono l'asse portante del nostro paese. Abbiamo individuato ovviamente delle criticità, come ad esempio i tempi certi che occorrono per gli imprenditori. Non possiamo avere incertezze sui tempi di pagamento, perché i tempi di pagamento incerti, molte volte da parte della pubblica amministrazione, mettono in difficoltà gli imprenditori che non incassano e magari sono costretti allo stesso tempo a pagare le tasse su qualcosa che non hanno ricevuto. Poi occorrono dei tempi certi a livello legale. In Italia ci mettono 600 giorni in più rispetto alla media europea per i processi, quindi vuol dire 2 anni. L'imprenditore non può pianificare la propria attività, dico imprenditore per raccogliere tutti le categorie. Un imprenditore può anche aver torto, però lo deve sapere velocemente per potersi riorganizzare. Poi ovviamente c'è troppa burocrazia, per questo noi abbiamo proposto l'abolizione delle province, a parte il risparmio in termini monetari tra i 12 e i 14 miliardi, tenendo conto anche della riallocazione del personale che costa 4-5 miliardi, quindi un risparmio netto tutti gli anni di 7 miliardi, eliminare lo stato di burocrazia, sanno tutti cosa vuol dire, chiedere permessi in meno, meno perdite di tempo e fare le cose più rapidamente. Siamo consapevoli del problema del credito per le imprese, vogliamo che la regione costituisca dei fondi o dei bandi, questi bandi devono essere ovviamente destinati più soldi, ma bandi anche accessibili a tutti, e poi bandi chiari e non costruiti per far vincere i soliti noti. Poi per quanto sappiamo che molte cose si ottengono semplicemente riorganizzando, poi anche per altre sappiamo che però dei soldi vanno trovati. I soldi li pensiamo di appunto trovare dall'abolizione delle province, poi sappiamo che dobbiamo ridurre le spese militari e le missioni di pace, i soldi che possono essere recuperati e reinvestiti. Nel nostro piccolo, ad esempio in Sicilia, i 15 consiglieri regionali stanno già facendo risparmiare 150.000 euro al mese, sono 1.800.000 all'anno, sono 9 milioni per la legislatura. Non sono cifre esagerate, però sono 9 milioni che vengono destinati alle imprese, alle start-up, quindi solo per 15 persone, se facessero 80 persone sappiamo già i numeri che vengono. Quindi quello che secondo noi mancava e che con noi non mancherà è la volontà politica di destinare soldi alle imprese andando a tagliarle agli sprechi. Io direi che veramente ce lo giochiamo noi. Per cui passerei la parola ad Alberto, che lo vedo già caldo e preparato. Alberto Borelli è candidato per la Lombardia 3 alla Camera. Ciao a tutti, sono Alberto Borelli, ho 28 anni e a differenza degli altri io ho solo una qualifica di operatore elettrico. Diciamo che ho fatto diversi lavori, diciamo che ho provato tutti e 3 i settori, li ho sperimentati tutti, primario, secondario e terziario. Sono stato in macello, in campagna, ho fatto i lavori nei campi, in fabbrica e ho fatto anche il servizio civile, che tra tutti questi
è stato quello che mi è piaciuto di più perché sono stato a contatto con degli anziani, ho fatto i trasporti e cose di questo tipo. Allora, per quanto riguarda il volontariato, sono nella protezione civile e anche nella Croce Verde. Infatti appunto il discorso del servizio civile è anche collegato alla Croce Verde, perché ho fatto servizio civile per la Croce Verde. Adesso sono rimasto volontario. Allora, io parlerei direttamente, andrei direttamente sui punti. Uno me l'hanno già fregato, che è sulla, volevo parlare del tema dell'informazione, che sono, diciamo, cose che ha già anche detto Grillo, non sono cose poi così sconosciute, diciamo, sul programma, per quanto riguarda il programma del movimento. Allora, l'informazione è, diciamo, quello strumento, come si è detto Paride, che se i cittadini non hanno accesso all'informazione, tutti li possono prendere in giro, tutti. Appunto perché non c'è la possibilità di comparare i dati, vedere i contraddittori. Oggi se non abbiamo internet abbiamo dei giornali pagati dai partiti, ne abbiamo solo uno che è indipendente, no, forse qualcun altro, però non sono sicuro. Senz'altro uno che è Fatto Quotidiano, è indipendente, infatti quando deve cannellare il movimento cannella anche il movimento, perché dicono che è un giornale, dicono che è il giornale del Movimento 5 Stelle, ma questo non è assolutamente vero. Se devono attaccare il movimento lo attaccano. Allora, ok, per quanto riguarda il discorso dei giornali, appunto perché i giornali sono finanziati con le nostre tasse, è stupido continuare così, perché i giornali vivono dei contributi pubblici spesso sono giornali di parte, cioè tutti i cittadini pagano per un giornale di una parte politica. È una cosa leggermente, non tutti fa piacere magari a pagare il Libero o il giornale o viceversa l'Unità o il Manifesto. Quindi se uno vuole farsi un giornale si trova i suoi compratori, i suoi clienti, e se il giornale è credibile va avanti, se il giornale non è credibile non vive di finanziamenti pubblici. Allora, per quanto riguarda le televisioni, anche lì vogliamo mettere dei paletti seri. I paletti seri, l'ha detto Grillo anche l'ultimo comizio per quanto riguarda la RAI. Infatti c'è la proposta di fare un solo canale televisivo pubblico, senza pubblicità e di tipo informativo e culturale, totalmente indipendente dai partiti. Questo è l'obiettivo del movimento per quanto riguarda la gestione della RAI. Basta infiltrazioni partitiche, basta controlli e censure. L'Italia è al 57° posto nella classifica della libertà di informazione, nell'ultimo anno devo dire che ha recuperato 4 punti, non so come, però ne ha recuperati 4. E comunque non siamo comunque messi bene. Io ho parlato, quanti minuti ancora? 50 secondi. Io ho parlato con uno che è andato a lavorare in America e ha potuto confrontare le televisioni americane con quelle italiane. Oh, quelle americane sono la maggior parte dei canali è piena di vaccate, wrestling, queste cose. Poi c'è un'altra piccola parte che è culturale e informativa e fa anche di inchiesta, fa anche dei documentari di inchiesta. Veramente ci vanno peso, ci vanno dentro sul serio. In Italia questo non è possibile farlo perché tre canali sono in mano al tra virgolette Stato, che è tutto gestito dai partiti, gli altri tre sono in mano al nano innominabile e l'ultima rete è in vendita, è in mano, non si sa adesso a chi va in mano. Adesso io non sono aggiornatissimo su chi sta andando in mano, ma non ho sentito delle premesse positive. Il Cairo, è sicuro che è andato al Cairo? Ho sentito della base. Dei giornalisti di la
Vabbè, ho finito. Allora, adesso darei la parola a Bolzoni, che anche lui è candidato alla Camera, lo guardi a te. Buonasera a tutti, io sono Fausto Bolzoni, sono di Edana, ho un diploma di ragioniere e ho una piccola attività. Mi rendo conto che il ruolo che dovesse capitarmi sostenere non è un ruolo facile, perché candidarsi alla Camera dei Deputati non è una cosa semplice. Molti si sono buttati sicuramente a casa non sapendo fin dove si può arrivare. Sono sempre stato dell'idea che se uno si prende un impegno deve portarlo fino in fondo. Questo vuol dire informarsi, capire come funziona la Camera dei Deputati, quali sono i nostri ruoli che dobbiamo ricoprire all'interno del nostro nuovo lavoro, se diventerà un lavoro. Sicuramente mi troverò un po' spiazzato con gente che di politica naviga da 20-30 anni, però mi sono reso conto anche ieri sera confrontandomi con altre forze politiche che questo non mi spaventa. Non mi spaventa perché io per quanto riguarda le mie competenze so di cosa parlo. Tutti i giorni io ho a che fare con la realtà quotidiana, capisco quali sono le difficoltà delle piccole imprese, lui, e capisco quali sono potrebbero essere gli interventi necessari per aiutare a respirare un attimino. Ho visto in quest'ultimo anno anche da parte della comunità europea uno sforzo per aiutare l'Italia a uscire da questa crisi. Lo Small Business Act è un faro che è stato proposto all'Italia e anche a molti per poter portare la piccola e media impresa italiana a ritornare a quella che era qualche anno fa. Perché si punta sulla piccola e media impresa? Perché noi siamo lo Stato che ha più piccole e micro imprese in tutta Europa. Si parla di 3,6 milioni di piccole e medie imprese. Ma non parlo solo del commercio, si parla anche di agricoltori, di edilizia, di manifatturiero. Il problema negli ultimi anni è che il settore più colpito è stato sicuramente l'edilizia. C'è stato un freno tremendo, soprattutto perché col governo Berlusconi si è spinto moltissimo alla cementificazione selvaggia, a far costruire anche cose inutili, e all'improvviso, quando il mercato si è saturato, le imprese non avevano più da lavorare. L'altro settore in cui sicuramente l'Italia era molto forte è quello manifatturiero. C'è da dire che però nel settore manifatturiero le medie imprese si stanno ancora salvando, specialmente quelle a conduzione familiare, perché sono riuscite a creare una catena di esportazioni all'interno dell'Europa che in questo momento di crisi le sta veramente tenendo a galla. Tutti gli altri settori sono in perdita. Il settore del commercio in questo ultimo anno è stato massacrato, ormai è evidente che in tutti i centri stanno chiudendo le piccole attività, stanno crescendo ancora dei grossi centri commerciali che non capisco per quale motivo. Il settore agricolo anche qui sta soffrendo in maniera enorme, ormai i piccoli agricoltori non sono più considerati, non vengono più remunerati per il lavoro che svolgono. Io porto sempre l'esempio di quello che conosco, però ad esempio l'anno scorso, parlando con piccoli agricoltori, in tutta la loro campagna delle lavori ad esempio sono stati pagati 5 centesimi al chilo in tutta la stagione. Cioè, io mi chiedo come si può andare avanti in questa situazione qua. È difficile trovare una via che possa risolvere immediatamente questa situazione. Si possono fare piccoli passi. Quello che viene proposto dal Movimento sono passi validi perché li capisco. Ci sono delle proposte delle Camere di Commercio a fondo perduto che possono aiutare le imprese, però non basta perché io vorrei, ad esempio, informatizzare la mia attività, migliorare a livello tecnologico, ma se non ho il credito da parte della banca non posso fare neanche questo tipo di intervento. La situazione è drammatica, è inutile che ci nascondiamo. I partiti ci stanno nascondendo tantissime cose e mi sto rendendo conto che confrontandomi veramente con altri partiti, loro sono rimasti scandalizzati al fatto che devono decidere loro. Noi diciamo che non è che siamo noi che dobbiamo decidere, dobbiamo prendere le soluzioni migliori per poter risolvere il problema.
Ci riusciremo? Non lo so, però la mia speranza è tanta, anche perché io ho sempre sperato che una società civile occorre che la gente viva felicemente. Non importa che abbia tanti soldi, però che sia un modo di vivere felice e socialmente utile, che aiuti anche le persone che hanno bisogno. E che ognuno di noi faccia la propria parte del proprio piccolo per dare parte del proprio lavoro anche alla società. Grazie. Spesso nel gazebo mi sento dire che il Movimento 5 Stelle è un movimento fantastico, eccetera, eccetera, ma è solo un movimento di protesta, dove non c'è assolutamente gente preparata. E solitamente faccio questa domanda e chiedo chi queste persone eventualmente hanno votato, chi mi dice io ho votato il PD, ho votato il PDL, ho votato la Lega, eccetera, eccetera. E io chiaramente gli chiedo, e secondo te, mi sai dire 10 nomi dei deputati o dei senatori di questo partito che tu hai votato? La domanda è chiaramente no, non lo sa, per cui non riesco a capire dove lì si riesce a cogliere un'eccellenza nel Movimento 5 Stelle, no, quando tutti i candidati sono presenti in rete, sono conosciuti da tutti da veramente un mese. Perché il Movimento 5 Stelle, contrariamente a quanto si dice, è una casa trasparente. Tutte le nostre riunioni sono trasmesse in streaming, questa sera purtroppo alcuni mezzi tecnici non ci hanno permesso di farlo, ma è una casa assolutamente trasparente. E adesso passo la parola ad Andrea Buoli, anche lui candidato alla Camera per quanto riguarda la Lombardia 3. Sì, io ho 38 anni. Anch'io di Viadana e sono farmacista. In questi giorni, mi è capitato anche oggi a me, arriva a casa una lettera da parte del PDL in cui si dice che verrà restituito l'IMU e tutte queste cose qua, ma in cui si vengono sottolineati 6 punti, cioè, proprio nella prima pagina. Di questa lettera, i 6 punti che farà il PDL appena si vincerà le elezioni. Adesso non me li ricordo tutti, però ve ne dico alcuni. Trasparenza, 2 mandati e poi 1 a casa, no, non sto scherzando così, poi diminuzione dei parlamentari, diminuzione degli stipendi appunto dei politici, dei parlamentari, adesso ne sono ricordati 4, ce ne sono altri 2. Finanziamento pubblico ai partiti, 5, ne manca uno, forse non ce ne sono. Questa è antipolitica, questi 6 punti è antipolitica, no? Fino a qualche giorno fa si diceva che questa era antipolitica. Cioè, ma voglio dire, come si fa ancora a credere a certe persone? Questa lettera non mi è arrivata a me, è arrivata da una persona che conosco, me l'ha mandata dicendo guardate, non grilli, grilletti, guardate i grilletti, imparate come si fa a fare politica. Cioè, dal 2009 noi stiamo dicendo. Dicevano che questa era antipolitica. L'altra sera con Fausto eravamo a un incontro di candidati regionali a Pomponesco, c'erano tutti i partiti, un sindaco della Lega ha parlato il nostro candidato che è Stefano Capaldo, che stasera non è riuscito a venire, ha parlato appunto della la prima cosa che farà il Movimento 5 Stelle è quella della riduzione a 2.500 euro degli stipendi dei consiglieri regionali. Questo sindaco ha detto che è giusto che un consigliere prenda 10.000 euro, perché se fa bene il suo lavoro è giusto che li prenda. Quindi un altro consigliere, questo in un'altra situazione con cui ho parlato, regionale del PD, conosciamo tutti bene, che è di Viadana, quindi non
soprannomi, diceva che lui non si candida più in regione perché si sono dovuti ridurre lo stipendio del 10%. E quindi io cosa vado a fare a Milano per prendere meno soldi quando quelli di Roma non si sono tirati via niente? Ecco. Quindi quello che voglio dire è che come si fa ancora a credere a queste persone? Cioè adesso stanno dicendo tante cose, sembra che tutti abbiano ragione, ma poi alla fine non faranno niente e nulla di quello che stanno dicendo. L'unica alternativa è, secondo me, è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle dice cose che nessuno ha mai detto. Tutti adesso cercano di copiarci, oltre a queste cose ce ne sono tantissime altre. Il reddito di cittadinanza, nessuno ne ha mai parlato, cioè, esiste in altri paesi europei, in realtà di altri paesi europei, quindi Pegrillo dice 1000 euro al mese per tutti e questo fa sì, serve che chi non ha un lavoro, chi non ha quindi uno stipendio può comunque utilizzare i soldi che gli ricevono per spenderli e quindi per far girare un po' l'economia. Legge sul conflitto di interessi, nessuno l'ha mai fatto, ma non solo per Berlusconi, per la televisione, ma il conflitto di interesse va su tutti i campi, nelle banche, dappertutto, non solo quello che è la televisione. Riduzione degli sprechi, tutti gli sprechi a tutti i livelli. I soldi ci sono, non è vero che i soldi non ci sono, si può fare tutto perché i soldi ci sono e quindi c'è la lotta all'evasione fiscale che non è mai stata fatta da nessuno, lotta alla criminalità organizzata, lotta alla corruzione, quindi una delle prime cose anche se del Movimento 5 Stelle è la legge anticorruzione. Ecco. Queste sono cose, cioè non le abbiamo ancora fatte, ma sono queste cose che sicuramente sono i nostri punti fondamentali. Grazie. Adesso passiamo la parola alla punta di diamante, come si suol dire, il nostro centravanti di sfondamento, che è il futuro senatore Gretti. Buonasera a tutti. Sì, io sono candidato al Senato perché ho 53 anni e sono il più vecchio del gruppo. E questo per farvi capire come sia importante lavorare con dei giovani, perché il futuro è per l'appunto giovane. Io sono un medico, sono un patologo, lavoro all'ospedale di Mantova e quindi mi sono avvicinato a questo movimento già da alcuni anni, sono andato a fare bene in Mantova e mi sono avvicinato perché col lavoro che faccio vedo il nostro stato di salute, come è stato detto. Quindi noi siamo per la salute pubblica, è stato detto. Io vorrei aggiungere a questo punto un argomento che mi sta a cuore, e che è stato parzialmente accennato con l'informazione, ma associato all'informazione c'è la conoscenza e la cultura. Ecco, io credo che su questo dobbiamo lavorare parecchio, quindi su cultura, proprio come conoscenza per quel che riguarda gli stili di vita, conoscenza per quel che riguarda la nostra alimentazione e tutto ciò che ne consegue, perché questo risulta essere poi economia. Faccio esempi concreti, nel senso che quando uno di noi entra in un ipermercato e si porta a casa un litro di latte che costa 50 centesimi, deve capire che cosa è che si porta a casa. E è la famosa frase che dicono che noi non contiamo niente, mentre bisogna capire che uno di noi sta spostando un mondo. Quando va a fare spesa, sposta davvero l'economia. Quando ci raccontano che nel piccolo negozio le cose costano di più, mentre nella grande distribuzione le cose costano di meno, ci si domanda se la grande distribuzione paga gli operai come devono essere pagati, ci si domanda da questa roba da dove viene. Sapete che il 30% dei nostri pelati che mangiamo sono pelati che vengono dalla Cina? Allora vedete che se noi mettiamo in moto un'economia diversa, un modo di vivere diverso, perché in Italia tutti abbiamo almeno due macchine per famiglia, perché una la usa per lavorare e l'altra la usa per andare a fare spese in un supermercato a 15 km da casa. Allora la seconda macchina ci costa 300 euro al mese, se andassimo invece nella bottega sotto casa risparmieremmo i 300 euro al mese. Questo sta avvenendo in tutti i paesi d'Europa. A Bolzano, quando il signore Ikea ha chiesto di aprire l'Ikea, i bolzanini, che non sono dei coglioni, gli hanno detto:
ragazza, fai un po' di strada, c'è l'autostrada, se vai a nord c'è Innsbruck, se vai su a Verona e Eritrea non hanno mica aperta a Bolzano. E tanto è vero che nel mondo del nord l'Ikea è idioti kaufen alles, cioè gli idioti comprano tutto. Capite quindi che qui bisogna lavorare sulla nostra persona, sulla conoscenza, perché è inutile che pensiamo di pretendere una statina che serve per abbassare il colesterolo, che ci costa 200 euro al mese, che paghiamo tutti 200 euro al mese con il Servizio Sanitario Nazionale, quando con una dieta appropriata uno può scendere di questi valori. Ecco, quindi io mi farò carico soprattutto di mettere al centro dell'attività del Senato queste cose, queste leggi, in modo che le persone conoscono. Voi sapete che ci sono delle regioni dove si consumano 27 kg di pesticidi per ettaro. Voi sapete che c'è un discorso di, ad esempio, che continua a piantare mais su mais per mettere negli impianti a biomasse, a biogas, producono biogas, per la ragione molto semplice che producendo sempre mais si devono usare dei diserbanti tipo il clorpirino, che è cancerogeno, che in America è già stato ritirato dal commercio, e qui se ne usa in abbondanza e fa morire tutte le api. Ecco, quindi io parto da un discorso che è stato accennato. Ognuno di noi fa grandi cose, ognuno di noi può davvero cambiare l'attività economica, tutto, con i prodotti in cui di filiera corte, eccetera, eccetera. Ecco che noi dobbiamo lavorare su questo e prendere la consapevolezza che non è vero che siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali. E noi dobbiamo, lo dice padre Zanottelli, quando quello che ha mosso il movimento per l'acqua pubblica, eccetera. Ecco, quindi dobbiamo conoscere, dobbiamo informarci. E l'ultima cosa che dico è che tutti i grandi partiti stanno dicendo che per ridurre il debito pubblico dobbiamo vendere. A Mantova c'è l'acquedotto Latea che nonostante sia pubblica si sta privatizzando. Ecco, tenete presente che in Europa c'è esattamente opposto. La Veolia francese, che è una multinazionale francese, è la padrona dell'acqua di Parigi. Parigi è tornata pubblica e ora risparmiano 30 milioni all'anno. Quindi conoscere, informarsi, conoscere, ma soprattutto cominciamo a cambiare i nostri stili di vita, perché con questi cambiamo l'economia locale. E se i nostri soldi restano in locale, restano fra di noi e si arricchisce noi. Se noi andiamo nelle grandi distribuzioni, nelle grandi cose, questi soldi vanno a finire nelle isole Cayman, i prodotti vanno a finire, il profitto va a finire in quei posti lì e noi saremo sempre più poveri. Per cui il futuro è nostro, il futuro è soprattutto loro che hanno 20 anni meno di me e molti di questi hanno la stessa età dei miei figli, per cui io li vedo, le loro problematiche, difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, cose di questo tipo, perché sto vedendo nei miei figli, io ho una figlia all'estero, perché ha trovato lavoro lì perché parla quattro lingue e in Italia non trova posto di lavoro, è così che sono le cose. Però non ci si può lamentare se le cose non vanno, perché se le cose non vanno è che ognuno di noi è fortemente responsabile dei 200-300 euro che ognuno di noi spende per fare la spesa, per comprarsi a mangiare, ognuno di noi sposta l'economia. E questa è una cosa che dobbiamo prendere la consapevolezza di questo. Perché facendo questo veramente cambiamo il futuro. Non ci sono i voli pindarici, noi non risolveremo i problemi, tutti i vostri problemi. Noi siamo portavoce, cerchiamo di risolvere con voi e dobbiamo farvi capire insieme che insieme possiamo farcela. Solo se lo facciamo insieme staremo un po' meglio tutti. Diversamente non saremo comunità e staremo peggio tutti. Bene. Adesso direi che si può iniziare con la raccolta. Alessandro passerà attraverso l'alzata di mano per chi si vuole prenotare per fare delle domande appunto ai candidati sia alla Regione sia alla Camera che al Senato. Qui, chi volesse... Spesso e volentieri vengo avvicinato da degli amici che chiaramente iniziano a parlarmi di Casaleggio, di Grillo, di questa situazione, di questa mancanza di democrazia, eccetera, eccetera. Io vi posso parlare della mia esperienza personale quando mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle. Io quest'anno ho 55 anni e l'anno scorso mi avvicinai al Movimento 5 Stelle di Cremona voglioso di iniziare a partecipare ad un cambiamento, perché il cambiamento deve partire da noi.
come dicevo prima e come hanno detto tutti e sostengono tutti, non è attraverso un segno su quella scheda che parte. E carico, mi avvicinai appunto al Movimento 5 Stelle dalla sera del tipo, ciao, ditemi che cosa devo fare e io lo faccio. Questi mi hanno guardato in un modo estremamente perplesso, mi hanno detto, ma noi dobbiamo dire a te quello che tu vuoi fare. Per cui se tu hai delle idee, e ognuno di noi ha un'idea, e soprattutto ognuno di noi è un'eccellenza, a partire dalla casalinga, a partire dall'amministratore delegato in azienda, ha un'idea importante. Se due idee si trovano concordi, nasce un gruppo di lavoro, e da quel gruppo di lavoro, aperto a tutti, si sviluppano quelli che sono i vari progetti, portando chiaramente delle soluzioni, perché sono tutti bravi a criticare, non bisogna farlo, ma bisogna comunque portare dei progetti. Ci sono delle domande, Alessandro? Due. E iniziamo da? Purtroppo no. Se è così cortese di alzarsi e di dire, o se no se viene qui io lo cedo volentieri. No, va bene, parlo a voce alta. È una domanda rivolta a tutti o qualcuno? A tutti. E vi ho seguito via Dana, quindi molti di voi è la seconda volta. Già li conosco. Sì, già vi conosco e devo dire che avete fatto dei progressi. Tu sei sempre molto simpatico, Borelli, e stasera lo sei stato ancora di più. Ho notato che non parlate di temi locali, cioè, ma state molto sulle generali, cose condivisibili, valide per tutto il territorio nazionale. Ma è una scelta oppure sui temi locali non avete approfondito? Ci sono alcune questioni che noi seguiamo da anni, la questione delle autostrade, la questione della cementificazione, la questione dell'inquinamento atmosferico, la questione dei problemi del Po, della nostra collina, della nostra agricoltura. Qualcosa è stato accennato sulle biomasse, cioè sull'impiego energetico della nostra agricoltura, che è un problema emergente a Cremona come a Mantova. Quindi la domanda è una scelta oppure quella di stare sulle generali, oppure non avete ancora approfondito questi temi? Io come altre persone eravamo sul palco a Cremona, io sono andato prende Beppe Grillo, ma conosco perfettamente la scaletta, e a Cremona abbiamo dato il palco di Piazza Stradivari con circa, non so quante persone c'erano, tantissime, 3, 4, 5, non so, 6.000, non so, fossero anche 2.000, comunque è sicuramente una piazza importante, a Dezio Corradi abbiamo dato il palco, perfetto, per cui abbiamo sull'autostrada è abbastanza semplice la risposta. Dal 2009 al 2012 il consumo dei carburanti è calato del 35%, la Centro Padana sta licenziando 400 persone, c'è un calo del 18%, per cui onestamente non riesco a capire dove ci sia anche qualora la convenienza economica a fare un intervento del genere, però non sta a rispondere, ma chi vuole rispondere? L'Anna. Allora, nel senso, diciamo che sicuramente la presentazione in 5 minuti voleva un attimino entrare in quello che è il nostro programma. Ovviamente il programma non è stato declinato sulle specificità di ogni singolo territorio, altrimenti avremmo avuto un programma di 200 pagine, perché ovviamente la Lombardia è un insieme di grandi questioni. Diciamo che nelle linee guida ci sono sicuramente quelli che sono i fondamenti di base con cui certe problematiche vengono affrontate. Poi il Movimento 5 Stelle è fatto da persone che vivono sul territorio. Noi non abbiamo la pretesa di imporre a nessuno la soluzione del proprio problema. Noi vogliamo che siano le persone a partecipare e quindi a proporci quella che è la soluzione. Che siano il problema delle centrali a biomassa, che siano le questioni di trasporto locale, che siano le questioni di stoccaggio gas di Romanengo piuttosto che di Sergnano, è solo la partecipazione con i cittadini, con le persone che vivono sulla loro pelle il problema da cui potrà scaturire la soluzione. Di conseguenza ogni gruppo territoriale, che sia Casalmaggiore, Cremona o Crema, sta affrontando sul proprio territorio quelle che sono le problematiche che emergono da lì. Forse questa non è magari la sede più opportuna, perché giustamente se ne potrebbe parlare per ore e ore, perché
poi sono problemi che ci toccano da vicino, che ci smuovono molto e che ci stanno vedendo partecipare ormai da molto tempo ad approfondimenti delle situazioni. E come diceva giustamente Giampaolo, abbiamo voluto dare un segnale che queste problematiche sono poi il nostro core business, se mi passate il tema, facendo appunto aprire la giornata a chi si fa portavoce di queste problematiche. Sì, tra le varie cose abbiamo qui anche Vitaliano da Olio che ha parlato per quanto riguarda proprio la situazione del Po, e a Cremona abbiamo ospitato il presidente del porto Po, Albera, che in una serata ha presentato quelle che erano appunto le sue specificità. Dico una cosa veloce, sarebbe stato abbastanza facile magari studiare 2 o 3 orette gli argomenti principali con le relative risposte che la gente si vorrebbe sentire dire, no? Io ho ascoltato anche altri candidati regionali a parlare e parlano dei problemi locali, tutti i problemi locali c'è una risposta per tutto. Il Movimento 5 Stelle è proprio un'altra cosa. Ancora ieri sera, l'altra sera a Solesino abbiamo fatto una riunione come questa, alla fine ci siamo fermati a parlare con gli agricoltori e siamo già in accordo con loro che la settimana prossima, quindi non le promesse adesso per domenica, ma la settimana prossima ci si incontra già al di là del risultato elettorale, perché chi meglio di chi i problemi li vive può proporre delle soluzioni. Ecco, si fa il gruppo di lavoro insieme ai cittadini, poi da queste elezioni in poi il Movimento 5 Stelle sarà sia nei comuni, sia nelle regioni, sia nel Parlamento, e di conseguenza veramente buone proposte, buone soluzioni ai problemi proposte dai cittadini potranno venire portate dentro. Qualcun altro vuole replicare, aggiungere qualcosa? Alessandro, un'altra domanda? Fabio. Fabio, vi dico Fabio. Si sono create normalmente delle lobby
seguite, per cui poi iniziare a parlare di agricoltura biologica sembra che sia un po' lo smilbettume, mi dispiace davvero per chi so che si impegna tutti i giorni. In realtà è una questione di, mi è piaciuto tantissimo sentirlo dire da voi due, di sanità, di risparmio sanitario, di rispetto dei diritti, dei diritti fondamentali delle persone, della salute. L'impressione appunto è che si venga un po' giocati da chi abita e vive nel territorio. Sintetizzando? In quanto a questo tema dell'agricoltura, penso che sarà, e mi piacerebbe capire più in profondità. E sicuramente poi la terza cosa che volevo dire, sintetizzando, Giampaolo, è lo spazio per le associazioni nella nostra comunità catalasca ogni un po', e il tema dei rifiuti. Sul tema dei rifiuti solo una frase, mettiamo un'occhiata dentro alla municipalità dei rifiuti, sì o no. Quarta è appunto il tema dello spazio, lasciare le associazioni. Dobbiamo comprare questa nostra, costa troppo questa sala, e quindi ci dobbiamo incontrare nelle nostre case, ma credo che su questo forse sappiate qualcosa. Insomma, basta, vedremo domani sera come risponderanno allo Zenith con 1080 posti. Infatti la signora, la proprietaria dello Zenith, è venuta in piazza al gazebo e ci ha dato dei pezzenti, per cui ben felice di essere pezzenti. La politica deve essere gratuita, non deve avere questi costi. Solo una cosa, non dimentichiamoci che queste sono delle elezioni regionali e nazionali, per cui va da sé che chiaramente è giusto dare l'attenzione al territorio, ma chiaramente ha un valore regionale e un valore nazionale. Ecco, fatta sta premessa, chi il senatore Gaetti. Dunque, guarda, allora, per quanto riguarda il problema dei rifiuti, noi siamo per i rifiuti zero, a Mantova abbiamo chiamato anche Paul Connet, eccetera, e questo è fuori di tutto. Io nel 2008 ho portato il congresso mondiale di Vienna le nanoparticelle nei bambini non nati. A Mantova abbiamo 420 bambini malformati ogni 10.000 nascite. Io ti faccio vedere le nanoparticelle, anzi, se volete trovarli qui una sera e vedere qualche immagine di qualche figlio malformato, vi faccio vedere che questi qui, le mamme li respirano, passano il sangue, da sangue la placenta li trova dei figli non nati. Per cui, questo per dire come la salute è il bene fondamentale. A questo mi associo un problema, ho accennato prima, 27 kg di pesticidi per ettaro, e quindi un'agricoltura biologica risulta oggi essere fondamentale. Io mi impegno a fare una legge che, tu sai che per certificarsi biologici si paga il 2%, tu quando compri un prodotto biologico paghi il 2% mediamente all'elemento certificante. Quello che ti certifica la produzione, e secondo me dobbiamo rivoltare l'affrettato, cioè paghi il 2% chi non è biologico, perché noi dobbiamo pagare di più un prodotto che ha una qualitativamente risultato migliore. Questo è un conflitto di interessi. Abbiamo fatto una cooperativa a Mantova di 420 persone, stiamo lavorando su questo. Naturalmente l'agricoltura è una grande lobby. Io ho seguito il discorso del biogas, soprattutto l'altro collega Zolezzi, il mio omologo, l'ha seguito. Il mio comune mi ha fatto 4 centrali di biogas, tutte a Ceroso, quindi non con reflui zootecnici, di cui una a 200 metri casa mia, senza che noi non sapessimo niente. E questo è un problema grosso che vogliamo per l'appunto lavorare in modo da ridurre l'incentivazione, perché 28 centesimi a kilowattora è veramente un furto. Come solito italiano, si socializzano le perdite per capitalizzare l'utile. L'altro giorno ero a Confo Agricoltura Mantova, si discuteva, noi siamo gli unici chiaramente contro agli OGM, e gli dimostravo che è inutile produrre o poi con tecnica OGM o poi con tecnica di selezione, per esempio, dei frumenti sempre più esasperati, quando tu sai che
più i grumetti hanno una maggior concentrazione di glutine, questo favorisce la panificazione perché il pane si gonfia, perché c'è glutine, però questo ci rende molte persone celiache e quindi questo è un danno alla salute. Tanto è vero che ci sono dei frumenti come il senatore Cappelli che hanno pochissimo glutine, di cui nessuno è capace di fare il pane, perché per fare il pane ci mettono 3 giorni e va lavorato 2 volte con la natura, con la lievito madre e compagnia cantante. Quindi io ci credo fortissimamente su queste cose qui e non sono i 20 euro che spendi di più al mese, ma la qualità della vita, la qualità dei sapori e la qualità del cibo che si mangia. Voi guardate il consumo di supposti glicerina in Italia e direte per popolazione chi mangia veramente verdura biologica non consuma supposti di glicerina. Quindi capite come si possa lavorare in termini di salute e in termini di qualità di vita. Naturalmente dovremmo batterci con conto queste lobby del fotovoltaico a terra e degli impianti di biogas e adesso, proprio oggi, discutevo con il grosso problema che avete voi, ma che sta venendo anche nel Mantovano, il discorso delle trivellazioni per mettere il gas sottoterra. E si parlava stamattina e si diceva che tutto funziona perché il sottosuolo non è gestito dal comune, il sottosuolo è gestito a livello nazionale. E infatti si parlava e si diceva che bisogna fare una proposta di legge per dire che sarà il comune a dover essere non solo gestire sopra il territorio, ma gestirsi anche quello che c'è sotto, perché in questa carenza legislativa ci stanno marciando tutti e quindi il risultato che ormai stanno trivellando non solo qui vicino Crema, ma anche nel Mantovano, nel sud del Mantovano, stanno. Ecco, per cui il discorso dell'agricoltura e della salute a me è un discorso molto caro. No, solo una cosa sulla prima domanda. Esiste uno strumento programmato su internet che si chiama LinkedIn, che è stato utilizzato da noi per il programma al quale possono partecipare tutti, basta iscriversi e nel quale uno può inserire una proposta, questa proposta poi viene vagliata da tutti i partecipanti e se raggiunge un certo quorum viene poi discussa sia a livello appunto regionale che quando sarà a livello nazionale. Anch'io nel mio piccolo ho un problema molto grosso che è quello dell'arsenico nell'acqua che abbiamo appunto nel Viadanese, nel Sabbionetto e così. Che supera quelli che sono i livelli europei e ho fatto anche la mia proposta proprio per cercare di risolvere questo problema. Quindi ognuno di noi sforzandosi può fare questa cosa, basta poco. Grazie. Qualcun altro di voi vuole aggiungere qualcosa? No. Ci sono altre domande? Alessandro? Lei è? Sono Carlo Emiliano, abito a Vico Moscano. La mia è una domanda prettamente economica sia per i candidati della regione che per quelli della Camera. Premessa, ho un'attività a Gualtieri e un negozio a Parma. Soprattutto a Parma, quello che sto vedendo io, grazie di non perdere merito a Pizzarotti, che è diventato sempre con 5 stelle, però quello che sta succedendo, a causa anche della grossa problematica economica che è il comune, e che la lego al problema dello Stato italiano, la regione Lombardia è leggermente diversa da questo punto di vista, sembra che con l'entrata del Movimento 5 Stelle si sia rotto quel legame economico che legava il pubblico con le aziende private. Questo sta portando a un crollo totale, soprattutto nell'edilizia, dei lavori, dei pagamenti, perché ci sono grossi problemi con ripercussioni su tutta la società, il piccolo lavoratore, il piccolo imprenditore, negozi e tutto il resto. Di conseguenza, visto che, come dicevo prima, lo stesso problema c'è a livello nazionale, quale può essere l'intervento economico che pensa al Movimento 5 Stelle per calmierare questo eventuale problema? Anche oggi la Corte dei Conti per la Lombardia ha riportato a galla il problema grossissimo della corruzione che probabilmente tiene in piedi fino adesso in piedi un sistema con dei soldi che girano a vuoto
ma nel momento in cui intervenite voi, bloccate questo sistema, ci sarà un panico generale per un periodo, secondo me anche abbastanza lungo, e avrà bisogno questa, di un intervento di qualche misura. Volevo capire quale potrà essere l'intervento economico per impedire quello che sta succedendo a Paolo. Esatto, facciamo rispondere a Matteo. Il punto focale del programma economico è quello di man mano procedere tagliando gli sprechi e poi iniettando soldi, e soprattutto a livello anche regionale o anche nazionale, andare dal punto di vista dello Stato, andare a pagare chi deve essere pagato. Teniamo conto che appunto i soldi ci sono, ad esempio per quanto riguarda anche solo l'evasione delle slot machine, sono 98 miliardi di euro, tenendo conto che lo Stato italiano mi sembra che debba sbloccare pagamenti per circa 70 miliardi di euro alle imprese, i soldi possono essere trovati. Ovviamente non, anche noi abbiamo la bacchetta magica in mano, sappiamo che sarà un percorso lento che dovrà essere messo in moto, come ho detto prima, anche solo i soldi che si recuperano dalle province. Noi riteniamo che questi soldi reinvestiti gradualmente, questo permetterà di sbloccare man mano e iniziare a migliorare la situazione graduale di tutte le imprese. Quindi è un percorso, noi indichiamo più che altro una via che fa riferimento al taglio degli sprechi, e in quella direzione ci muoveremo. Soluzioni seduta stante per risolvere tutto, sappiamo che noi di non avere, però la via principale è questa. C'è da aggiungere una cosa, però non c'è questo atto perché ci sono un po'. Questa volta abbiamo sentito parlare a Viedana a metà novembre, e ci raccontava appunto che si è trovato con 900 milioni di euro di debiti, per cui diceva, io sono l'unico sindaco che sarà ricordato per una essere con la Viedana inaugurata una rotonda. Io mi permetto di fare un discorso un po', sembra un po' più vecchio, un po' più cattivo. Allora, noi adesso abbiamo ridotto un po' le spese dei rimborsi elettorali, una volta erano 150 milioni all'anno, adesso sono circa 130 milioni di euro all'anno, e su questi noi ci risparmiamo. Risparmiamo su 250 milioni di euro all'anno che diamo ai giornali, si diceva persino solo 24 ore, un giornale liberista si porta a casa intorno ai 15-20 milioni all'anno. Poi c'è un'altra proposta molto interessante, e questa passerà attraverso un sistema di condivisione. Voi sapete che in Italia ci sono 100.000 persone che hanno una pensione superiore ai 5.000 euro netti al mese. Basterebbe porre questo limite, ce ne discuteva anche ieri sera con l'avvocato, ci saranno certamente dei problemi, ma rischio di risparmierebbe già un'altra decina di miliardi all'anno. Anche lì non si capisce perché quando ho cominciato a lavorare 28 anni fa potevo andare in pensione con 19 anni 6 mesi un giorno, a me invece hanno portato il lavoro fino a 68 anni, ma hanno ridotto i coefficienti, la mia pensione è passata da un sistema all'altro, e quindi i miei diritti possono essere cambiati. Quelli diritti no, questa è una cosa che francamente io non sono un avvocato, sia chiaro, faccio il medico, quindi, però insomma anche questo è un discorso che alla fine della fiera vorrei capire. Diceva il discorso dell'Afghanistan, il discorso che io pago 43% di tasse, l'Italia ha appena scudato 100 miliardi di euro prendendone 5, a questo punto sappiamo i nomi e cognomi di quegli altri lì, e io credo che un'altra quarantina di miliardi si potrebbero andare a prendere lì. L'Inghilterra e la Germania hanno fatto questo concordato con la Svizzera in 448, non si capisce perché loro non l'abbiano fatto e noi non lo facciamo mica. Per cui credo che le auto blu, leggevo, si sono già ridotte di un 10-12%, 15% quest'anno, e anche lì si può lavorare. Io credo che la prima cosa da fare comunque è ridurre i soldi della cassa, perché il cittadino quando non si sente più preso per i fondelli, com'è adesso, e dice ok, vedo che anche voi che siete all'apice, tirate sulla cinghia, abbiamo un Quirinale che ci costa come due volte la regina d'Inghilterra, eccetera. Quindi a questo punto, fatto questo, e secondo me questa sarà la prima banca di prova, gli italiani vorranno dire che se tirano la cinghia loro, a questo punto la possiamo fare anche noi, e a un certo punto il discorso cadrà. Comunque una cosa è chiara, che l'Italia è tecnicamente fallita, e qui non ce n'è più per nessuno, e quindi e su questo bisogna essere chiari, cioè andiamo incontro a un periodo veramente difficile, e quindi io ci tengo molto a questo.
l'Italia non possa transigere. Noi abbiamo la miglior agroalimentare del mondo, esportiamo mi pare per 24 miliardi di euro, ma in tutto il mondo ci frodano per 120 miliardi di euro. Questo ci mostrerebbe che se ci fosse un sistema di qualità noi potremmo esportare di più e esportare anche meglio. A questo punto mi domando, perché non io non posso avere un'etichettatura, infatti si vede, abbiamo la carne, adesso come ho detto la carne di cavallo, perché non ci dobbiamo avere, le grandi lobby hanno ridotto la possibilità di avere un'etichettatura precisa di dove viene le cose, chi le fa, chi non le fa, eccetera. E questo, abbiamo una legge sul Made in Italy, sul manifatturiero, che l'ha fatta Versace, che se questo maglione viene fatto in Italia ha cinque fasi, basta che due siano fatti in Italia e le altre tre siano fatte in Cina, che questo qua diventa Made in Italy. Allora ci sono anche, questa qui è una cosa a costo zero, a questo punto però se io so che questo è Made in Italy, ma vero, mica perché è stato confezionato, è stato controllato, quindi a due fasi su cinque diventa Made in Italy. Quindi e questo è un costo zero, qui basta fare una legge in modo tale che uno che compra Made in Italy sa veramente che fa più vita. Allora io sono disposto a prendere 2 euro di più per un campo o 3 euro di più, perché dico questo ha fatto lavorare una filiera in maniera precisa. Però questo, questo controllo è un controllo che ognuno di noi deve fare. Quando pigli in mano un prodotto e non capisce l'etichetta, lo deve mettere giù. Secondo me è lì che si deve partire, cioè io credo veramente che ognuno di noi deve partire da sé e deve essere lui il controllore, ma come controlla l'etichetta vorrei che controllasse me e quando sarò al Senato vorrei che controllasse tutto, perché è finito il tempo della delega. E la cosa bellissima è che io potrò fare 5 anni, dopo 5 anni io vado a casa perché ho già fatto 4 anni con un altro mandato precedentemente nella mia vita, nel mio comune 10 anni fa. E questo è bellissimo perché io non dovrò rendere conto più di tanto, nel senso che per esempio la raccolta differenziata porta a porta va fatta, se il cittadino non è contento perché gli rompe le scatole, la deve fare. Io verrò qui 30 volte, gli educo, gli faccio vedere la roba che respira il proponente, ma la deve fare. Per cui dice, non è questione di essere populista, è questione che tu quando le cose gli le spieghi in maniera scientifica, in maniera chiara, lui a un certo punto si deve trovare. Tanto non me ne frega, io non cerco il suo voto perché tanto non sono rieleggibile e quindi la faccenda si chiude. E questo è una grande libertà, nel senso che invece tutti quelli che devono essere rieletti, ma si ascolti l'ultimo discorso di Obama, che è bellissimo, l'ultimo discorso che ha fatto Obama rispetto al precedente di 4 anni fa, perché è ineleggibile, perché finisce il suo mandato, dice delle cose molto chiare, lavorare al cittadino. Però il cittadino deve mettersi anche in questo ruolo di controllore, ma deve anche capire, deve anche muoversi, perché altrimenti non ce ne salta fuori e dobbiamo diventare protagonisti in tutti i sensi. Come ci insegnavano a scuola, l'esempio deve sempre arrivare dall'alto, per cui non c'è niente da fare. Voi che siete il portavoce sarete sicuramente l'esempio da dare agli altri cittadini. Per quanto riguarda anche un discorso proprio di aiuto fattivo alle piccole e medie imprese, ecco perché anche dei piccoli e medi imprenditori si stanno interessando al Movimento 5 Stelle, è quello che stanno facendo i consiglieri in Regione Sicilia. Hanno creato un fondo all'interno della regione, per cui un po' completamente trasparente, per fare micro credito alle piccole e medie imprese. Per cui, come diceva appunto Matteo Della Noce, questi lasciano lì 1.800.000 euro all'anno, sono solo 15 consiglieri regionali. Se considerate tutte le regioni d'Italia, tutti i consiglieri delle regioni, i direttori sanitari, i direttori delle ASL, i direttori ospedalieri, cioè gente che è lì messa nei partiti e guadagna 12.000 euro al mese. Per cui i soldi ci sono e si possono tranquillamente recuperare usando il buon senso, come si diceva, il buon padre di famiglia. Comunque Papa, ci sono i soldi, nel senso che il comune si è costituito parte civile comunque si è costituito parte civile nei confronti del vecchio sindaco, che sembra che abbia 2 milioni di tesoretto di beni. Sono stati sequestrati, ragion per cui queste piccole imprese bene o male potranno essere comunque sequestrate,
la magistratura. Sì, vabbè, però tanto comunque ci sono, ci sono, meno male, non poi arriveranno, non è che non ci sono, ci sono, adesso si tratterà semplicemente di sbrogliare questa matassa burocratica, però insomma una piccola cosa è stata fatta, no. Almeno si sia costituito, cioè, perché di solito la gente, quei politici, no? Vengono, si fanno eleggere, stanno lì 4 anni, spendono e spandono, e poi in realtà i problemi poi arriveranno all'amministrazione successiva. Chi se ne frega, no? Noi viviamo qui a Casalmaggiore, abbiamo avuto il comune massacrato da 30 anni dagli stessi, poi che si girano la frittata, ma sono sempre quelli che continuano a governare, no? E siamo arrivati a Casalmaggiore, che ormai è inguardabile, oltre ad essere inguardabile è vergognoso, no? Ci hanno costruito di più di ogni. Tra una centrale a biomassa a 200 metri dall'ospedale, un'altra centrale a biogas a 210 metri dall'ospedale, un'altra qui vicino ai frati che inquineranno anche l'acqua santa Benedetta della Fontana, poi non ha fatto uno in mezzo ai campi, l'hai nascosta, che non si vede, buonanotte, e poi va bene, nelle zone che intorno, perciò dico, qui ci stanno costruendo queste cose qui, stanno cementificando e stanno creando supermercati, no? A più non posso, in zone strategicamente incredibili, dove poi ci sono incidenti stradali mortali, perché ormai la gente con le macchine non so più dove svoltare, cioè, l'è un casello, è diventato un casino, e sono sempre gli stessi, no? Perché bene o male, oggi ti do una mano te, domani dai una mano me, ci chiamiamo in una maniera, ci chiamiamo nell'altra, comunque sono sempre i soliti problemi. Allora, finendo il discorso, questa gente qua continua a tergiversare sui successivi, no? Lasciano il casino a quelli che verranno e se ne lavano le mani e se ne vanno via, finito loro statuto, cioè loro mandato, vanno via e se ne lavano le mani, lasciando il pasticcio ai successivi. Ecco, Parma adesso hanno preso invece coscienza di questa cosa qui e stanno facendo qualche così, non è che si siano lavati le mani e dicono, vabbè, chi se ne frega, colpa del precedente, non ci posso fare niente, buonanotte, invece no, cioè, ho visto che c'è una buona. Hanno preso cuore questa cosa qui, insomma, cercano di piantarcene fuori. Scusa un attimo, una cosa, continuano a aprire centri commerciali, ma tu ci sei nel passato, ci io abito a 200 metri da, anche meno da un Tolosano, quindi una cosa immensa, che è pazzesco. E io mi domando, ma chi ci va la domenica mattina in quegli ipercommerciali lì? Ma come si può uno, io dico, io metterei la tassa la domenica mattina in un centro commerciale, perché secondo me solamente uno che io riapro le scatole craniche quando faccio la tossia, io faccio il tonino, vado via, ma sono convinto che qualcuno che ci va in quel posto la domenica mattina, se le apro non ci trovo niente. Come si fa a dare una cosa così a domenica mattina? Eppure, ma è questo quello che dicevo io, il discorso della cultura, perché quelli gentili li fanno, li aprono, perché? Perché sono le persone che non capiscono niente, perché sono convinte di queste cose qui, perché dico spendo un di meno e faccio 50 km e ci metto 2 ore di macchina, ci faccio l'incidente, ci faccio così. Quindi tu devi ricostruire 30 anni di pubblicità, 30 anni di sottocultura, e bisogna ricostruire i cittadini, ma si deve partire da lì. È stupendo passare dal Leone, che è lì a 2 passi da Desenzano, e d'estate è pienissimo, cioè, non so, invece di andare a fare una passeggiata sul lago, adesso si va a fare una passeggiata in centro commerciale, è proprio un cambio di cultura. Qualcuna notizia della privatizzazione in atto dell'acqua? Grazie. Qualcuna notizia della privatizzazione in atto in ambito regionale, penso, dell'acqua qua, regionale, provinciale, sì. Qualcuna notizia? No, a Mantova stanno privatizzando la TEA, adesso cioè, a fine mese dovrebbe esserci un nuovo incontro che ha fatto vedere in provincia, non in provincia. Quindi è una cosa che... Ma proprio Cremona ho detto che invece che di ritornarti forse mista. Ho detto qualcosa su. Io ho letto un articolo molto, cioè, molto chiaro, dove si così, pubblicizzava una figura professionale più che un servizio ai cittadini, che era appunto politico di turno. E vabbè, però vedo che comunque è un fenomeno in espansione nella nostra regione, cioè non si fermerà sicuramente la provincia di Cremona e Mantova, non vorrei dire una. Quindi vorremmo. Il Movimento 5 Stelle è palesemente ovviamente a favore dell'acqua pubblica, per cui ovviamente nel momento in cui saremo presenti nelle istituzioni faremo di tutto perché il desiderio espresso
dai cittadini nel referendum sia assolutamente rispettato. Poi è vero che sulla provincia di Cremona si stava muovendo qualcosa, noi con il nostro gruppo a Crema ne stavamo seguendo, però onestamente non ho partecipato a quello specifico gruppo di lavoro, per cui non vorrei entrare nel merito perché non vorrei dare delle informazioni che non sono poi corrette, però chiaramente tutto quello che sarà il nostro potere fare a seconda poi della entità della nostra presenza all'interno della regione sarà quello per fare perché in modo che... Perché io ho notato più che altro, ho notato c'è cioè, una scadenza... cioè è diventata proprio più scadente l'acqua nei rubinetti, non cioè si sembra che comunque a me sembra che sia. Ma perché poi il problema è globalizzato, perché ovviamente un territorio inquinato non può avere dell'acqua buona. Lì per cui è sempre appunto il nostro programma dei punti che si rimandano da un polo all'altro, perché la visione che vogliamo proporre è una visione più globale, non nel singolo settore. Comunque per quanto riguarda l'acqua abbiamo intenzione di separare quella che è la separazione dell'acqua potabile dalla gestione dei rifiuti, in modo che l'acqua possa ritornare effettivamente bene pubblico e non mercificabile. Ovviamente questa cosa si può ottenere solamente se i due ambiti vengono separati. Quindi il primo spunto vediamo con la modifica di questa legge, che se non mi sbaglio era perché era un tema che ha occupato le pagine dei giornali alla fine dello scorso e poi silenzio totale, quindi vabbè, risposta. Ci sono altre domande? Ne ho una io da fare al dottor Greppi. Secondo lei quel ragazzo là con la maglietta è la produzione di una cosa strategica, perché non so come faccia a star là con la maglietta. Qui a casa non c'era così di là. Scusate. È un diverso. Posso dire una cosa? Prego. Che ha rimarcato la sinistra Carlo. Ho visto l'intervista, cioè l'intervista, il confronto che ha fatto con altre forze politiche a livello regionale. Noi siamo l'unica forza politica che dice no TAV, no alle grandi opere pubbliche che non servono a niente. A me dispiace perché, ad esempio, ci sono forze politiche con sé che prendono TAV, ma insieme alla coalizione di Ambrosoli che ha detto sì TAV. Sta parlando di costruire l'Expo, noi non siamo per il no all'Expo, no al lavoro. Siamo no all'Expo in queste condizioni, in cui ci sono infiltrazioni di mafiosi, in cui verranno cementificati i terreni agricoli potrebbero essere utilizzati per la produzione alimentare. Questa cosa qua noi diciamo no, siamo l'unica forza politica che l'ha detto. Gli altri hanno detto tutte le stesse identiche cose. Credevo qualcosa di diverso e invece purtroppo non è così. Grazie. Lo stesso Alvera, quando è venuto, correggimi se dico la fessera in italiano, ha detto che con un intervento di 78 milioni di euro si renderebbe navigabile il Po per 300 giorni all'anno. Sono stati spesi 74 milioni in occasione dell'Expo per fare un canale che non serve assolutamente a niente, che collega la Martesana con non so che cosa, è praticamente navigabile solamente con delle canoe. Era contentissimo perché, dice, io sono presidente del Porto Po, per cui sarei felicissimo se creassero dei bacini di navigazione. Ne hanno creato uno, ma è completamente, non serve assolutamente a niente, nel senso che da lì non possono assolutamente arrivare delle petroliere che poi dovrebbero andare a Piacenza, perché è stato creato questo collegamento, questo bacino navigabile fino a Piacenza, ma non serve a niente. Lo stesso Vitaliano è testimone che hanno creato un molo di, hanno speso 250. Scarico 5 navi di
anche lì hanno speso soldi pubblici in cose che non servono assolutamente niente, ma la cosa più importante è che il fiume Po è un fiume inquinato, nessuno ne parla, ogni tanto i giornali scrivono un trafilettino, poi salta fuori la cantiere di Viadana l'anno scorso che ha detto che il fiume è balneabile e tutti ci hanno creduto, mentre enti come non so, l'Università di Parma dice il contrario, dice che è un fiume malato, il CNR dice che i pesci diventano transgenici dentro il fiume. Abbiamo una situazione è veramente devastante nel fiume perché non c'è conoscenza di quello che c'è nel fiume. I progetti ci sono perché, come dicevo anche l'altro giorno, esiste il Politecnico di Milano, ha fatto un progetto per fare il primo centro di analisi sul fiume Po, fatto dall'università, il progetto che nel cassetto, io mi ricordo che l'hanno venuto anche nell'acquario che gestisco, perché l'avevano scelto come un punto strategico del fiume per poter fare questo, perché noi abbiamo anche le infrastrutture per riceverlo. E questo progetto è fermo da 3 anni, abbandonato in qualche cassetto, ma come dicevi tu, la situazione è che questo fiume, che è un fiume inquinato, sta creando dei grossi problemi nella falda, tutta la falda del Casalasco, in tutta la falda del Casalasco c'è l'arsenico in grande quantità e il Casalasco ha il primato nazionale di tumori all'intestino. Ci sia la correlazione, non la devo dire io, che non sono tecnico, ma io sono andato a diverse tavole rotonde che ho fatto nel settore e bisogna studiarsi dentro, perché comunque non a caso succede questo, ecco. Quindi, e poi il fiume è visto solo come un problema, non come una risorsa, ma il fiume deve tornare una grande risorsa a livello energetico, che può creare energia elettrica, a livello turistico. Io dico sempre questo, il fiume è un posto dove ci sono i banditi, ma non c'è neanche un uccellino. Ti faccio una domanda, perché il nostro nome è un po'. Si parla della bacinizzazione del fiume Po, cioè nel clima, l'acqua di stato, come dire. Ho sentito pareri molto contrastanti. Certo. Sei un esperto. Allora, la cosa più bella sarebbe questa primavera andare a vedere cosa c'è sopra l'isola Sabatini, dove una volta c'era la centrale nucleare di Caruso. Ecco. Lo faremo perché se facciamo tutto sul sentito dire rischiamo che ci continuino a fregare come hanno fatto fino adesso. Sopra Isola Serafini il fiume ha un'escursione di soli 2 metri, tra il minimo di piena e il minimo di secca e il massimo di piena. In questa condizione si è ricreata tutta la vegetazione che manca tutta sotto Isola Serafini. Se noi facciamo da Cremona a Mantova non troviamo vegetazione, un fiume senza vegetazione è un fiume morto. La causa, una delle cause, è che dal minimo di secca al massimo di piena ci sono 12 metri di dislivello, causa la diga. Allora, o si abbatte la diga di Isola Serafini o se ne fanno altri 5. Questo l'hanno detto i francesi che hanno fatto già uno studio di fattibilità del progetto. La vaccinizzazione ci porta a rialzare di nuovo la falda acquifera che è bassissima. Abbassandosi la falda acquifera si sono concentrati i materiali inquinanti. Alzando la falda avremo un'escursione di soli 2 metri e quindi di conseguenza il ritorno della vegetazione, che è anche vegetazione, anche un disinquinante naturale, perché la fitodepurazione pulisce. E in più andremo a ristabilire tutte le zone umide che c'erano una volta sul fiume e il fiume diventerebbe anche meno pericoloso rispetto adesso che adesso ha una, nel fiume c'è in atto una situazione di erosione che non si frena più, quindi il fiume diventerà piano piano come un canyon, lui scaverà sempre perché la corrente lo rende un fiume che si scava la fossa da solo. Quindi, se andiamo a ripristinare il fiume con questa piccola bacinizzazione non più cementificata, ma il progetto francese parla di queste dighe semoventi che si possono spostare, che si possono
si possono muovere secondo l'andamento, la situazione anche meteorologica. Ecco, avremo anche la produzione di energia elettrica, ma avremo il fiume Po diventerà l'autostrada più grande d'Italia. Si possono togliere migliaia di autotreni dalle strade, dalle autostrade, a costi molto più competitivi, certo, in una cosa del genere bisogna crederci, ma basta andare negli altri paesi, basta andare in Francia, basta andare in Germania, basta uscire dall'Italia e la navigazione fluviale è anni luce più avanti di noi. Noi abbiamo queste autostrade in mano a pochi e mentre abbiamo un patrimonio, abbiamo l'autostrada dietro casa, qui a 200 metri, l'autostrada più grande d'Italia. I romani hanno costruito tutte le città più importanti della Tirola Padana, hanno costruito a livello con i trasporti fluviali. Milano è stata costruita in questa maniera. Quindi dobbiamo sicuramente ripensare a tutto, ripensare. E localmente noi adesso partiremo dopo le elezioni, che spero vadano in una certa maniera, partiremo localmente con questo gruppo di lavoro che partirà appunto da tutti questi presupposti per vedere se poi tutto il nostro lavoro portato ai nostri portavoce si porterà finalmente a qualcosa o se sarà sempre i vari Don Chisciotte che vanno a fare la guerra del mulino a vento, perché fino adesso siamo stati, parlo per me, sempre inascoltati.